Voglio innanzitutto chiedere scusa come uomo delle istituzioni per le disgustose ed assurde vicende che voi familiari delle vittime di Rigopiano siete da tempo costretti a vivere in preda ad un comprensibile crescente sgomento. Inizia così la lettera inviata lo scorso mese di dicembre al Comitato Vittime di Rigopiano dall'ex capo della mobile di Pescara Pierfrancesco Muriana, che dopo gli sviluppi successivi alla sua denuncia che ha portato all'iscrizione sul registro degli indagati di 4 carabinieri. La denuncia, fatta lo scorso novembre dopo il servizio in onda nella trasmissione Le Iene, riguarda la gestione delle telefonate di eventuale allarme dato alla prefettura del cameriere Gabriele D'Angelo, morto con altre 28 persone nel resort distrutto dalla valanga il 18 gennaio 2017. Nella lettera l'ex capo della mobile spiega che l'esposto è stato frutto di un preliminare incontro con il procuratore capo di Pescara, il dottor Massimiliano Serpi, a cui ho dapprima esposto i delicati elementi di prova da me raccolti e del quale ho ricevuto poi precise indicazioni sul da farsi. In attesa da quasi 3 anni di giustizia, ma soprattutto di verità, continua Muriana rivolgendosi ai familiari, state invece assistendo a quella che, ai vostri occhi e di quelli di tutta la comunità, appare come una lotta invereconda, una lotta tra pezzi dello Stato che, anziché profondere le loro energie nella ricerca dei veri motivi, sembrano impegnati a infrangersi a vicenda, a rimpallarsi responsabilità, se non addirittura a nascondere parti di verità. Desidero inoltre aggiungere che in quello scritto non ho relazionato contro, non essendo io lo strumento di nessuno, ma solo a favore della verità, che sembra tardare ad arrivare. Di tutt'altro avviso la versione dei componenti del comitato. Fa male leggere questa lettera a quasi 3 anni dall'accaduto, spiega Marcello Martella, papà di Cecilia. Muriana per 3 anni ha sempre taciuto ed ora che è fuori da tutto ci invia una lettera di scuse che serve ad amplificare solo il nostro dolore. La nostra paura, continua il papà di Cecilia, è che tutto questo è stato costruito per distogliere l'attenzione dal processo madre, che, ribadiamo, deve iniziare al più presto per individuare chi non ha fatto o ha fatto male il proprio lavoro, il lavoro per cui vengono pagati. È chiaro che per noi non era una scusa proprio del capo della squadra mobile, Muriana, ma in realtà erano scuse istituzionali, quindi non ci ha colpito più di tanto. Però è un evento importante che entra in quel documento. C'è scritto una cosa importante che non conoscevamo, no? Che era quella appunto che i due corpi stavano litigando. Perché stavano litigando? C'è un problema sotto, va svelato questo problema. Noi eravamo un po' a conoscenza dei problemi tra i due corpi, però vogliamo fare gli spettatori, vogliamo aspettare adesso che inizia il processo, vorremmo sapere tutta la verità. L'appello che facciamo noi è quello di fare in fretta, perché abbiamo bisogno di arrivare al processo con tutta la verità. Muriano dice la sua, Angiolsi dice la sua, Di Vero dirà la sua sicuramente. L'importante è che diranno tutti quanti la verità, basta questi giochini che stanno facendo nel nascondere. È evidente a tutti che quella telefonata c'era, è evidente a tutti che hanno chiesto aiuto dall'albergo. Ed è evidente a tutti che non è soltanto un ritardo di 2 ore, ma bensì un ritardo di 8 ore, 9 ore, non sappiamo precisamente. Potevano salvarli? Questo sarà la magistratura. Noi in attesa di ciò possiamo soltanto chiedere la verità.